Poi c'è It, che siamo ci lontani. Ma sì, io ci vado sopra. Ciao a tutti, Creeper, io sono Celofi e quest'oggi siamo qui in questo nuovo video epico della Redcraft 3. Ebbene sì, per prima cosa vi ricordo di iscrivervi, mettere like, attivare la campanella, ma soprattutto di entrare nel gruppo Telegram e Discord in descrizione, è importantissimo, perché lì vi avviso sempre quando faccio dei video con voi. Quest'oggi vorrei costruire un negozio, visto che tipo allo spawn, oltre che qua, vabbè, possiamo cambiare il nome del waypoint, perché non è più soltanto casa di tele, ma è villaggio arancio, anche se tele è da un po' che non si fa vedere, boh, poi non so, Ale quanto si fa vedere, vabbè, comunque, vediamo un po', qua c'è lo spawn, vedete che lo stanno costruendo tutti quanto, c'è dei palazzi epici, robe del genere, le strade. Ecco, io vorrei andare lì e costruire una piccola zona abusiva per il team arancione e venderci tipo la lana, perché di roba che farmiamo abbiamo soltanto quella. Non so se vogliono, prima gli ho chiesto il permesso, non mi hanno risposto, però io ci vado, al massimo mi dicono, oh, toglilo quello schifo che stai costruendo. Allora, quindi ci prendiamo un po' di materiali, salutiamo il Celofi del vaso qui, ciao, e andiamo. Ok, raccogliendo i fiori in giro a caso, ho fatto un po' di colorante arancione, poi... Madò, guarda qua! Produciamo soltanto lana, ma ne produciamo tanta, guarda, c'ho l'inventario strapieno. Ottimo, brava pecora! C'è una pecora che viene spremuta dalla mattina alla sera per fornirci lana gratis. Ho preso anche un po' di legna, boh, credo che non mi serva altro. Facciamo un po' di esperimenti, tipo... Se io... Vabbè, facciamo così. Ecco, tanto di lana ce n'ho a non finire. Come si fa il banner? Così. Ok, dobbiamo inventarci un simbolo per il team arancione. Non so dove stia andando, vediamo un po'. Non ricordo neanche come funzionano i banner, ragazzi. Sono proprio un abissino di queste cose vanilla. Ok, allora, se io prendo questo coso, faccio così, faccio così, faccio... Ah! Un pallino. È tristissimo, però sapete che è lontana. No, non volevo farlo! Ma io non ho cliccato. Non ho cliccato. Vabbè, ok. Ormai è questo il nostro stemma. È bruttissimo. Un pochino mi ricorda a me. Peccato che i colori sono proprio sbagliati. Il mio pallino qua è un po' verde. Vabbè, fa niente, chi se ne frega. Sarebbe il reattore di Tony Stark, questa cosa qua. Va bene, abbiamo fatto questo fantastico banner. Ora ci infiliamo proprio a testate nel portale del Nether qui. Che praticamente ti accorcia la strada, per chi non lo sapesse, quindi... Ecco, vedete, lo spawn è qui, a due passi, mentre se fossi andato in giro nel mondo normale ci avrei messo 3 ore. Guardate che figo è sto posto qui. Abbiamo robe che... Ma cosa? Ci sono delle lampadine. Poi c'è It, che siamo usciti lontani... Ma sì, io ci vado sopra? Non succede nulla. Vabbè, ok. Ma c'è Mino, mi sa. Numero di piani. Mettiamo così. Mino, ciao, mi senti? Oh, certo che ti senti. Da quanto tempo? Ah, Come stai? ciao. Ebbene, te? Tutto a posto. Ti saluta la chat, ti saluta. Ah, ok, ciao, chat. Io stavo registrando adesso, ero venuto qua a vedere un po' la città. E Ok. boh, volevo sapere se posso fare un negozio in qualche modo. Non so Certo che bene puoi come fare un funzioni. negozio. Praticamente è presente New York, com'è? Sì? Ok, e stiamo andando, diciamo, un po' a braccio a fare una simil New York, ecco. Quindi, Ah, vedi, ci sono figo. palazzi grandi, palazzi piccoli come quelli davanti laggiù, e niente. Prima o poi sarà Ok. pieno di palazzi, anche se, vedi, li fai un pochino diversi, è uguale, perché tanto è come essere in quartieri. Va bene. Non sono Quindi l'importante espertissimo. è seguire le strade, è seguire la strada, cioè fare i palazzi, esempio tipo qua sono a tre Ok. blocchi dalla strada, semplicemente questo, per Figo, posizionarti va bene, bene. per fare il marciapiede a modo. Poi basta, per il resto come vuoi te. Ok, va bene, va Cosa bene. vendi di bello? Cosa vendi di bello? Lana, abbiamo tantissima lana. Oh, serve un casino, Ah, quindi bene. vai, quindi Ok. farma più del dovuto, Sì, va bene. vai Abbiamo una alla singola grande. pecora che ha fatto tutta sta roba qui. Ma ne ho davvero tantissima. Ok, allora noi aspettiamo la tua lana. Va bene. Adesso, boh, mi invento qualcosa. Vediamo un po' come Ok. posso fare.
Non so, per il momento posso fare una stupidissima bancarella piccola e poi la miglioro. Sì, certo. Ok, va fare bene. Tipo la bancarella, puoi fare qua il marciapiede che continua. Sì. E poi tipo sul marciapiede fai la bancarella, che poi tipo anche quando non la userai più resta la bancarella, e dietro ci fai tutto il palazzo, tipo che la serie, tipo chi aveva la bancarella tipo te hai fatto i soldi e comunque costruire il palazzo. Sì, ci sta, va bene. Vado a prendere un po' di pietra e poi mi metto a lavorare. A posto, vai, ciao. E poi qui io ci faccio la bancarella. Non so, mi ha detto di farcela sopra, però boh, sopra non c'ha un granché di senso. Io la faccio qui e poi facciamo giusta, però. E poi quando in futuro sarò ricco, appunto, come ha detto lui, in un futuro molto lontano, potrò farci un vero palazzo come quello di tutti gli altri. Tutti quanti hanno questi palazzi immensi. E poi c'è sta roba di legno triste che sto facendo io adesso. Bene, bellissima proprio, eh. Vabbè, ma perché non posso mettere sta roba qui? È terribile questa cosa. Vabbè, Minecraft Vanilla io non lo capirò mai. Quindi io adesso faccio tipo così, facciamo delle fence. Faccio proprio il tipico e stupido mercatino. Ah no, questo no. No, è il contrario, me lo dimentico sempre. Olè, olè. Guardate qua che bello. Ora, si fa così. Non so bene cosa sto facendo, ragazzi, come mio solito. Però verrà bene, dai. Poi si fa così. Così. Ah, perfetto. So già cosa fare. Mi ricorda, mamma mia, come cavolo, la gilda che aveva William nella Svanilla 1. I colori erano proprio gli stessi. Vabbè, se siamo arancioni, che ci posso fare? Ok. Olè. Semplice, ma bruttissima. Ma comunque funzionerà. Farà il suo compito, ovvero arricchirà il team arancione. Adesso ci mettiamo anche il bel banner. Tipo, boh, qui, ecco. La gente entrerà copiosa e all'interno ci sarà una chest con le cose, ovvero la lana. Guardalo, anche qua c'è una bancarella, Freeze. Ah, è vero, questo ti fa teletrasportare le zone. La nostra zona, poveretta, non c'era il teletrasporto. Vabbè, un giorno quando ne saremo degni ce l'avremo. Oppure basta chiederlo, io non ho idea. Vabbè, ok, intanto spacchiamo qui. Oh, sto sfondando tutto, paura. Ok, svuotiamo qui tutta la lana che ho, che è tanta. Ok, adesso ci mettiamo un bel cartello e ci scriviamo. Vediamo. Un boil farei... Allora, aspetta. Shop arancione. Perché l'hai così grossa? Vabbè. Shop arancione. Ok, e per ora vendiamo soltanto lana. Ok, qua ci mettiamo il cartellino. Un diamante, uno stack di lana. Tutto maiuscolo. Voilà! E adesso, ragazzi, il nostro negozio fantastico inizierà la sua attività. La gente verrà qui e comprerà tutta la lana prodotta dalla solita unica pecora stupida. Potremmo farne di più di quelle farm di lana, Perché... soltanto una ha prodotto tutta sta roba qui, e Mino ha detto che gli ne serve davvero tanta, quindi potremmo farne anche altre in futuro. Guardate qua che epico, ci sono tutti questi palazzoni assurdi e poi c'è questo coso deforme qui a caso buttato lì con la terra. Vabbè, è un inizio, ragazzi. Quando avremo più risorse, ma tante risorse, proveremo a fare alcuni di questi negozi qua. Cioè, uno. Cominciamo con uno, va. Poi non so come farò. Guardi, sono tutti dettagliatissimi. Però ci proveremo in futuro, in un lontanissimo futuro. Mettiamoci un cancellino almeno, dai. E direi che possiamo concludere qua. Ok? Perfetto. Bello. Allora, ragazzi, siccome l'episodio è venuto un po' troppo corto, per concludere vado giusto a scavare tipo due pezzi di ferro, giusto così per allungare il brodo. Olè. Aspetta, questo è quello con fortuna. No. Sì, fortuna 3. Ah, ok, infatti me ne sta droppando di più. Perché non ne abbiamo, non abbiamo ferro. È stranissima questa cosa, ma non abbiamo ferro, non so perché. Io ce l'avevo, non so che fine abbia fatto, boh. Vabbè, comunque, oddio, mi schianto. Ok, ne prendo un pochino, così che nei prossimi... Oh, là ce n'è altro. Nei prossimi episodi potremmo espandere la farm di lana, visto che Mino ha detto che serve. Mamma mia, diventeremo straricchi sfondati vendendo della stupidissima lana, ma vabbè.
Bene ragazzi, quindi direi che possiamo concludere qua. Vi ricordo ancora... Bene ragazzi, quindi possiamo concludere qua. Vi ricordo ancora che dovete entrare nel gruppo Telegram e Discord in descrizione. Importantissimo, fatelo subito, ora dai su. E noi ci vediamo nel prossimo episodio della Redcraft 3. Ciao a tutti!